Ciao ragazzuoli, oggi giorno gara, Juventus Genoa di Coppa Italia, quanto ce ne frega? Tanto, a me tanto, ovvero voglio vedere i giovani, voglio vedere chi ha meno minuti sulle gambe e disputare un'ultima partita, ma non è di questo che parleremo in questo video, parleremo di calcio mercato. E prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccate sulla campanellina, la maggior parte di voi non è iscritta al canale. E io batto su sto chiodo. Ta, 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 ta. Tornando a noi, Brian Reynolds è della Juventus. Però, ovviamente, ve ne avevo già parlato precedentemente, anche secondo quelle che sono le notizie del buon Romeo Agresti. E voglio aprire, non voglio darvi la notizia e basta, voglio fare una riflessione un po' più ampia su questo colpo. Brian Reynolds è stato preso dalla Juve, è stata una trattativa molto complicata, perché come ci ha raccontato anche lo stesso Romeo, devi andare a trattare con la franchigia MLS, che si fa quasi portavoce del Dallas Football Club. C'è questo intermediario qua, che è appunto dell'MLS, che segue la trattativa, decide la quotazione e poi insomma c'è la trattativa che si chiude, il flusso di denaro che passa da una parte all'altra e il giocatore che poi arriverà in Italia. Trattativa complessa perché c'è questo passaggio in più, c'è questo intermediario e quindi i tempi si dilatano ulteriormente, questo è. Però, insomma, ve l'ho detto, il mercato americano, occhio ragazzi, occhio che stanno preparando degli atleti straordinari che se migliorano l'aspetto tattico-tecnico da lì usciranno diverse individualità molto interessanti. Ne vediamo già alcune, vediamo Alfonso Davies, il buon Saetta McKenny, abbiamo visto adesso Brian Reynolds, insomma Dest, Serginho Dest. Ne usciranno diverse, poi ognuno di loro ha una storia diversa, fatto sta che gli atleti americani fisicamente sono dei mostri, ripeto, se migliorano l'aspetto tecnico-tattico è il delirio, il devasto, e quelli là, quelle accademie là, tipo quella del Dallas, diventerà un plusvalenzificio all'ennesima potenza. Chiusa questa trattativa, ripeto, Brian Reynolds non verrà direttamente alla Juventus, perché la Juve non ha lo slot extracomunitario, quindi verrà lasciato il giocatore al Benevento, chiuderà questo finale di stagione, a giugno potrebbe tornare alla Juve. Perché vi dico potrebbe, non tornerà sicuramente? Perché ragazzi, a quanto pare c'è l'ipotesi, che è tutta da verificare, la stanno verificando, del fatto che Brian Reynolds potrebbe rimanere un ulteriore anno al Benevento, se il Benevento rimane in Serie A. Questo è. E secondo me è una trattativa molto interessante. Io vedo un occhio molto attento della Juventus di nuovo sul mercato giovani. Qua io vedo che tanti sfottono la Juventus plus Valentus. Ragazzi, abbiamo a che fare con un mondo economico complesso che purtroppo obbliga la Juventus a fare del player trading sfrenato, perché purtroppo per avere una certa competitività in Europa, quella che tutti bramano, la Champions League, serve avere i dindiri, e per i dindiri insomma devi fare queste robe qua, se non ti basta lo sponsor, se non ti bastano i diritti TV, se non ti bastano gli introiti dal merchandising, bisogna fare player trading, perché vuoi la squadra competitiva per l'Europa, ma la copertina è quella. Se vuoi la squadra forte devi avere anche la possibilità di cacciare il grano, perché i grandi giocatori si vogliono pagati. Siamo nel 2021? Purtroppo è così, funziona così, player trading è quindi una roba ancora importante, una voce importante del bilancio della Juventus, sappiatelo. E io credo che la Juventus stia attuando una strategia di ingaggio parecchi giovani, li faccio crescere e maturare nei punti interessanti, li valorizzo, riconosco anche una parte della valorizzazione alla squadra che lo ha preso in carico e che me lo ha fatto maturare, e io ci guadagno. È una roba abbastanza complessa da gestire, che però porta tanti soldini, e la Juventus fa bene ad essere attenta ai giovani, perché poi se i giovani saranno veramente validi ce li riportiamo alla base, se i giovani saranno a un livello medio faranno cassa per la Juve. Questo è il senso. Brian Reynolds però è un giocatore che ha delle potenzialità interessanti e può diventare un giocatore da Juve, perché a 19 anni ha ottime prestazioni in MLS, 4 assist, un giocatore molto offensivo. Nel Benevento secondo me si troverà a meraviglia, perché il Benevento sfrutta tanto le corsie esterne e lui verrà secondo me
parecchio utilizzato, soprattutto in fascia, nella parte offensiva. E Inzaghi, secondo me, potrà valorizzare questo ragazzo. Lo potrà valorizzare. Inoltre c'è parallelamente anche la questione Rovella che si è chiusa, c'è Elia Petrelli che sta facendo le visite al J-Medical per andare al Genoa. Insomma, tutti questi scambi qua, l'Under 23 sta iniziando a funzionare perché alcuni vengono richiesti dai grandi club. Questi giocatori qua potrebbero fare un percorso di crescita interessante. Ragazzi, la strategia è facile: ripuntare sui giovani, creare un bel tesoretto oppure dei giocatori validi da riportare alla base. E questa è una strategia azzeccata, che nel 2021, quando gli introiti, ripeto, sono inferiori, soprattutto quelli derivanti da diritti TV, entrate da stadio che mancano, merchandising un po' così così che non ti basta, ecco. Insomma, aggiungere questa voce qua legata alle plusvalenze è una roba importante. Cioè, io non capisco chi sfotte la Juve sulle plusvalenze. La Juventus purtroppo è obbligata a fare delle plusvalenze per mantenere tutti quei costi che ha. Punto. Cioè, è come che voi abbiate una casa meravigliosa, però per tenerla dovete sempre rinunciare a qualcosina. E insomma, o perdi la casa o cedi qualcosina. È così, purtroppo funziona così anche nel calcio. E noi dobbiamo ancora fare tanta tanta strada per essere competitivi a livello economico con altri campionati. Tanta strada. E purtroppo il problema non è la Juventus, neanche l'Inter e il Milan, il problema sono tutte le altre, che devono innovare sulle strutture, devono cercare di fare dei passi avanti importanti. Alcune piccole stanno facendo delle robe straordinarie, tipo l'Atalanta, tipo il Sassuolo, perché hanno stati di proprietà, perché hanno un progetto serio legato sempre sul player trading. Anche là, queste squadre si fondano sul player trading, valorizzano e vendono, valorizzano e vendono. L'Atalanta è un caso eclatante, prendono dei signori nessuno, e credo che la Juventus stia andando anche in parte in quella direzione. Ci sarà un bel mix di giocatori affermati e giocatori che dovranno esplodere alla Juventus, con un'attenzione particolare allo scouting, con una particolare attenzione ai giovani, che sono ovviamente fonte di ricchezza, sono un asset fondamentale. Quindi, quando vedo degli sfottò alla Juventus sulla plusvalenza, manda fuori di testa, è una roba illogica, cioè è una roba stupida, cioè è una roba che non capisco. Mi dovete aiutare a capire, perché voi volete la Champions League, ma pensate che le altre squadre non facciano plusvalenze? Chi non le fa è perché probabilmente la coperta è abbastanza lunga, ragazzi. Punto. Bayern Monaco. Andate a vedere quanto prendono dei diritti TV le squadre tedesche rispetto all'Italia. Introiti dal merchandising. Diritti TV, che sono molto di più rispetto a noi. Ragazzi, noi non abbiamo queste risorse qua. Quindi dobbiamo crearcele. E gestire una società in Italia banalmente è più complicato che gestirla in Inghilterra, perché in Inghilterra tu stai fermo e ti arrivano una fraccata di soldi solamente dai diritti TV. Quindi capite bene che la situazione è complessa in Italia e bisogna apprezzare quello che sta facendo la Juventus per tenere alta la competitività. Poi ripeto, mi auguro che la Coppa arrivi sempre, sempre, perché degli scudetti è giusto goderli, è giusto festeggiarli, ma non sono appagato come pensa qualcuno. Non sono minimamente appagato. Io voglio vincere ogni anno in Italia, ma voglio anche quella maledetta. La voglio quanto la faccia vostra. E non è per le plusvalenze che la Juve non vince la Champions. Non è per questo motivo. Senza le plusvalenze probabilmente la Juve sarebbe ancora più indietro di quel che credete. O che pensate. Ci vediamo più tardi per il post partita dell'Inter. Poi farò il post partita della Juve. Insomma, tanti appuntamenti anche oggi. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così vi arriva la notifica ad ogni video che sparo. Ma c'è anche il canale Telegram, dove posto tanti contenuti differenti, tanti aggiornamenti. Iscrivetevi che ne vale la pena. Un abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juve!